Ben trovati a Famiglia Giovani e Chiesa, spazio di riflessione, approfondimento e testimonianza. Oggi finalmente parliamo di giovani e con i giovani, bentrovati a Pietro ed Encolina. Eh, due giovani che oggi rappresentano la comunità Papa Giovanni XXIII come membro e come volontario. Allora ci presentiamo un attimo. Encolina tu sei un membro vero e proprio, fai parte di questa comunità che è, porta il nome di Papa Giovanni XXIII. Fondata da Don Benzi, ricordiamo, e come sei entrata in questa comunità? Allora, io vengo dall'Albania, la comunità l'ho conosciuta già nel mio paese, eh, perché avevano delle case famiglie, delle pronte accoglienze vicino a casa mia. E ho avuto un momento molto forte di fede con la Papa Giovanni eh, in un progetto che si chiama Incontriamo la Povertà, dove andavamo dalle famiglie povere. E una sera, il 24 dicembre, la vigilia di Natale, dovevo fare il Babbo Natale. Entro in questa famiglia molto povera. Pensavo a una casa che non c'aveva nemmeno le finestre, c'aveva solo della plastica per, per impedire il freddo. E vedo questo bimbo piccolo e aveva dei pantaloni di suo fratello, ancora più piccolo, che non gli arrivavano nemmeno alla caviglia ed era scalzo. E In quel momento. È stato un momento che a me mi ha colpito tanto, sono rimasta molto male quella sera, però un po' dopo ho capito che Gesù mi ha fatto sperimentare la sua nascita, un bimbo che nasce al freddo, povero, con la sua famiglia. Ed è là che io ho avuto. Eh, ho capito che quella era la mia vocazione, quella era la mia chiamata e una chiamata devi rispondere, perché è là. Dopo ho iniziato tutto il mio percorso, sono arrivata in Italia, ho fatto il cammino di verifica vocazionale e ormai da due anni che sono membro della comunità. Allora parleremo poi meglio di questo tuo percorso che si sta sviluppando e sta procedendo anche con delle cose molto concrete che diremo man mano. Invece Pietro tu sei italiano, sei sì, di Roma? Sì, sì, sono di Roma. Giovanissimo? Sì, 18, anni, 18 anni. E sei invece un volontario della comunità sì. giovanissima? Allora, io eh, frequento gli scout da molti anni ormai e hm, lo scoutismo ha proprio eh, come colonna portante la vita cristiana, in particolare la vita cristiana attiva, quindi il servizio ai più poveri e ai più bisognosi. E, hm, diciamo lo scoutismo sempre vive una vita cristiana eh, nel, nel fare, nelle cose, nel rapporto con la natura, eh, nella strada, nel cammino e anche nel servizio. E ogni anno i membri diciamo, del, del clan, che è la, la fase dei, dei più grandi dello scautismo. Eh, ogni membro si prende eh, per un anno un servizio e lo porta avanti durante l'anno, oltre al servizio che si fa con la comunità. E quindi si inizia a conoscere il territorio, si incontrano delle realtà, eh, case famiglie, associazioni, enti che lavorano nel, nel servizio negli ambiti più disparati e eh, a me è capitato di incontrare la, la comunità Giovanni XXIII e ho iniziato a fare servizio con loro e quindi sono diventato un volontario eh, con le unità di strada Unità di strada che sono, eh, per chi non lo sa, un servizio concreto che significa sia portare da mangiare hai senza tetto? Sì, hai senza fissa dimora, eh, delle, una mensa abbiamo a Tuscolana, la stazione Tuscolana e un altro servizio che facciamo è il servizio in strada con le prostitute. E, mh, Abbiamo delle case di pronta accoglienza dove eh, queste ragazze, se decidono di lasciare la strada, che è ciò che noi auspichiamo quando andiamo, cerchiamo di rapportarci con loro, entrare in relazione con loro, dove possono andare appunto per lasciare la strada, intraprendere un cammino che le porti eh, ad avere una vita eh, normale, a lasciare questo mondo di, di schiavitù, di sofferenza. E questo è un altro dei servizi che noi facciamo. Allora parliamo poi meglio di questo eh, volontariato, di questo servizio così importante e anche così penso impattante anche come esperienza per voi. Andiamo subito a quell'altra tappa che ti sta coinvolgendo, che ti ha coinvolto di recente, che è il cammino verso il Sinodo. Parliamo anche di giovani, appunto in prospettiva a questo Sinodo di ottobre sulla fede e il discernimento vocazionale, questi temi giovani fede di discernimento vocazionale che il Papa eh, ha auspicato, insomma, interroghino tutta la Chiesa. Allora tu hai partecipato a questa riunione presinodale, 300 giovani al lavoro insieme. Che esperienza è stata per te? Guarda, è stata delle esperienze più belle fatte nella Chiesa e come chiesa. Io là non ero come in ero come rappresentante della comunità e soprattutto del del servizio delle ragazze, eravamo in due che portavamo questa realtà. C'era l'altra ragazza, Blessing, che portava soprattutto la parte dell'Africa, delle nigeriane, che ultimamente sono in aumento, purtroppo, ed io che portavo le ragazze dell'est, i Balcani più o meno. È stata un'esperienza molto forte e particolare, perché vedere 300 giovani, più di 300, Credenti, non credenti, musulmani, c'erano anche delle altre religioni. Perché il Papa vuole coinvolgere tutti? Tutti, giustamente. Eh, però facendo tutti lo stesso percorso, eravamo là per un scopo e vedere che siamo trovati. Dopo il secondo giorno sembrava una famiglia: ci chiamavamo per nome, discutavamo anche dopo che avevano finito i lavori durante la cena continuavamo gli stessi discorsi che erano durante i lavori. E ho visto che i giovani, noi, non solo io, ma tutti abbiamo capito una cosa molto importante, che è arrivato il momento che dobbiamo essere pre presi seriamente dalla Chiesa. E infatti Papa è stato molto concreto, ha detto sentiamo i giovani e noi ci siamo sentiti ascoltati e presi seriamente in questo presinodo. E sono stati quasi una settimana di lavori, poi con con dei, degli obiettivi concreti, avete stilato, avete scritto un documento che avete presentato Beh, al Papa. Sì, eravamo divisi in 20 gruppi, noi che eravamo presenti là in base alle lingue, c'era cioè spagnolo, francese, inglese ed italiano e dopo erano altri 6 gruppi perché erano in tanti anche online, che ci seguivano online e loro resto, sono sì, stati scusa. divisi in 6 gruppi. È stata una settimana di lavori, ognuno nel suo gruppo presentava il documento. E come vi siete organizzati i temi, come vi siete divisi il lavoro? Noi eravamo già, un, um, erano già divisi i lavori più o meno in tre tappe che riguardavano uno il, come noi pensiamo il nostro futuro, due per quanto riguarda la nostra vocazione e la terza parte era di concreto cosa vogliamo dalla chiesa. E quindi il, il lavoro era già impostato più o meno, anche se in realtà Papa il primo giorno ha detto eh, il lavoro è, è stato impostato, però voi uscite anche un pochino fuori, non c'è problema. L'importante è che parlate, parlate senza filtri. E dopo il lavoro e alla fine, il penultimo giorno, siamo riusciti a fare un documento che coinvolgeva i 26 documenti, quindi portava la voce di, di tutti i gruppi ed è stato approvato l'ultimo giorno. E questo è un pochino è un mini laboratorio di quello che poi sarà il sinodo di ottobre. Quindi tutti, tutti i vescovi, tutti i padri sinodali, tutti i giovani che saranno invitati lavoreranno su questo documento che poi sarà fatto insieme al vostro documento per appunto interrogarsi su quello che mh, i giovani vogliono e quello che la Chiesa eh, vuole fare per i giovani. Allora io domando a voi un pochino, no? come, se foste già, come se fossimo già dentro al sinodo. Qual è la vostra esperienza di chiesa? In colina tu hai detto qualcosa, però magari qualcosa di più ehm, di respiro, più partendo dalla tua esperienza personale. Che cosa vi aspettate voi dalla chiesa? Che cosa pensate che la chiesa può dare ai giovani e che i giovani possono dare alla chiesa? Sono domande un po' grandi, però... Eh, sicuramente che... la chiesa può dare molto ai giovani. E' mh, è sicuramente intenzionata ad ascoltare i giovani in questo, in questo sinodo. E lo ha fatto con la riunione presinodale, lo ha fatto con, ascoltando le voci di migliaia di giovani che online hanno potuto rispondere alle domande che la Chiesa gli poneva. E quindi quello che ci auspichiamo è che la Chiesa dia <coughs> ascolto, e siamo sicuri che lo farà, alle voci di tutti i giovani che hanno, eh, che hanno parlato, che hanno deciso di farsi sentire. Eh, perché eh, la Chiesa può dare veramente tanto ai giovani che spesso si trovano eh, soprattutto nel, nella fascia dei, del passaggio e quindi non, eh, non hanno una direzione, eh, sono in cerca, sono in cerca di uno scopo, di una vocazione appunto e la Chiesa può essere una giusta consigliera, la Chiesa può dare veramente une, delle indicazioni ai giovani per, eh, per portarli sulla strada della loro felicità. Ecolina, tu eh, così un po' a freddo, allora, però io mi aspetto un'apertura della chiesa, andare nelle periferie là dove nessuno ci va più. Mi aspetto questo e mi aspetto anche che eh, si metta in ascolto seriamente, lo fa, però che ah, continua a farlo e che non si scandalizzi da. Dai, dai giovani, da tutti i problemi che ci circondano, perché nel momento che un giovane vede che ti sei scandalizzato da quello che ti ha detto, automaticamente vede una chiusura ed è difficile dopo entrare in contatto. Allora in riferimento a questo andiamo ora a sentire cosa ha detto il Papa in questa ricca giornata, eh, la prima giornata della riunione presinodale, qualcosa che vi riguarda appunto molto da vicino, ascoltiamo le sue parole. Ho parlato con loro in una bella riunione in una delle casse di Don Benzi, un sacerdote che ha fatto tutto un lavoro per riscatare questi ragazzi. E loro hanno un metodo che le ragazze sono sorvegliate, no? e si avvicina uno di loro e comincia a parlare, si pensa che per mettersi d'accordo sul prezzo, ma invece di dirle quanto costi, domanda quanto soffri. La ragazza sente, lui le parla dove brevemente e gli dà un biglietto. Eh, se noi ti porteremo via eh, nessuno ti troverà. E col numero di telefono, l'80% delle ragazze chiamano. Va benissimo, stai tranquilla: quale giorno è il più sicuro per te, tale ma in quell'angolo, a tale ora. Passa con la macchina e fuori Roma. No? Hanno le casse e lì incomincia la terapia, no? È una bella terapia eh, che fanno e poi l'inserimento. E... In Colina abbiamo sentito il Papa: conosce bene come si muove la comunità Papa Giovanni, ricorda Don Benzi e ricorda, e lui dice l'80% delle ragazze che sono sulla strada chiama. Queste erano i numeri, i risultati che c'erano ai tempi di Don Benzi, un lavoro difficile il vostro comunque. Sì, noi portiamo avanti un servizio che Don Benzi aveva più a cuore. Eh, infatti lui diceva per le ragazze di strada voi dovete stringervi a casa per fare il posto a loro, però purtroppo adesso il numero delle ragazze che escono non è, non è così alto. Ci sono un sacco di motivi, minacce alle famiglie, torture, soldi da pagare che li fanno credere che sono obbligate a pagare alle madame. Si il... sentono sotto ricatto loro? Tutte, tutte. Dopo sono anche le violenze fisiche a volte, quelle psicologiche soprattutto. E noi continuiamo questo servizio una volta a settimana, ogni venerdì, dopo l'unità di strada alla stazione. Siamo un gruppo di 3, 4, 5 persone, dipende dalle disponibilità. Siamo due sorelle di comunità. Io è da tre anni che seguo questo servizio, però l'altra sorella di comunità ormai è da 13 anni quasi. Noi ci avviciniamo alle ragazze, le chiediamo come stai, se soffrono, spieghiamo chi sono, chi siamo. Scusa perché se ti avvicini così e inizi a parlare sembra anche un pochino, cioè è difficile per loro fidarsi nel momento che loro sono state portate con inganno in strada. E, diciamo che se loro vogliono, noi, noi li possiamo aiutare anche là al momento, basta che loro si dicano, portami via, noi lo portiamo via. Purtroppo, come dicevo, il numero delle ragazze che escono adesso non è, non è così alto. Noi cerchiamo anche di creare una relazione con loro anche al di là del fatto se escono o meno. Sapere e che hanno un punto di riferimento. Ecco, dopo mm. sono anche ragazze che è da anni ormai che li incontriamo e dopo tanti anni ci hanno raccontato la loro storia anche se ancora non hanno il coraggio di, di, di uscire. pare proprio. Dopo ci sono anche quei casi belli, pochi, rari, dove sono uscite e ancora ti chiamano, prendiamo un caffè, o tipo sono diventata mamma finalmente, che bello. Sono questi piccoli momenti di grande gioia. Dopo sono anche quelli di, di grande sofferenza per noi che andiamo a tornare a casa il venerdì sera, tardi, senza che le ragazze non sono uscite, consapevoli che le hai lasciato là, che la loro sofferenza continua. Non è facile, però mi sembra anche giusto che ci rimango male, perché è quel rimanerci male che ti unisce alla loro sofferenza. Pietro, momenti molto intensi questi qui, cioè andare da una sconosciuta che sta in quella situazione. Certo, certo, ma sono anche eh, momenti in cui si sperimenta davvero cosa vuol dire il mettersi al servizio di chi è in difficoltà, il mettersi al servizio di chi è rifiutato dal resto della società, perché eh, molte persone fanno volontariato, fanno servizio, ma eh, scelgono... Ehm, scelgono di fare servizio dove ci sono situazioni ehm, di, di povertà, di malattia, ma ehm, che comunque... Eh... che ti sfidano in qualche modo, perché tutte le povertà ti sfidano. Sì, ti però sfidano, mi dicevi che questa è una... Però una questo vantico. tipo di, di situazioni vi vengono, ehm, vengono chiusi gli occhi davanti. Molte persone cercano di ignorare questo tipo di situazioni non le conoscono perché poi spesso sono in zone degradate dove non si va volentieri e fanno come se non esistessero e invece è proprio lì che eh, noi andiamo a, eh, a mettere le mani, a sporcarci le mani in un eh, servizio che eh, come dicevi è molto intenso perché ti, eh, ti spinge a entrare in relazione con delle persone che sono in estrema difficoltà e quindi è questa la, la grandezza di questo servizio. Senti, i momenti di paura, eh, non lo so, come c'è anche un rischio nel mettersi così per strada di notte, non so, provo a immaginare. Guarda, mh, ci sono i momenti di paura, però se partiamo dal fatto che ci abbiamo paura non fai mai nulla nella vita. Però io almeno personalmente vivo più paura nei loro confronti, perché appena ti avvicini senti che squilla un telefono o vedi una macchina che gira in continuazione. Dopo ciò. Anche la paura che quando andrò via io cosa li faranno, perché spesso sono anche maltrattate, perché, perché ci hai parlato, perché ti sei fermato, ti ho detto che non ci devi parlare, è più paura per loro che per noi. Sono sorvegliate in tutto loro? Sì, qualcuna là nel territorio, dopo sono altre come dicevo prima. Proprio psicologicamente in tante ragazze nigeriane dicono no, la nostra Madame non è qua in Nigeria, però la paura che farà male alla sua famiglia che lo conosce bene gli impedisce di fare questo passo nell'uscire. Allora prima di andare avanti volevo guardare con voi le immagini molto belle della visita del Papa alla comunità Papa Giovanni eh, un anno fa. <music> L'incontro, l'abbraccio e la condivisione delle terribili esperienze di 20 giovani donne liberate dalla schiavitù, del racket della prostituzione. È stato questo il gesto del Venerdì della Misericordia di Agosto di Papa Francesco, che nel tardo pomeriggio ha visitato nella zona nord di Roma la struttura della comunità Papa Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi, accompagnato dall'arcivescovo Rino Fisichella. Accolto dal responsabile generale della comunità Giovanni Paolo Ramonda, l'assistente spirituale Donaldo Bonaiuto, due operatori di strada e la responsabile dell'appartamento, il pontefice ha ascoltato a lungo le storie delle giovani di età media di 30 anni provenienti da Nigeria, Romania, Albania, Tunisia, Italia e Ucraina. Tutte hanno subito gravi violenze fisiche e vivono protette. Hanno mostrato al Papa le ferite subite e raccontato drammi come quello della ragazza appena arrivata che si è ritrovata a partorire sulla strada da sola e a vedere il suo bambino morire tra le sue braccia. Nel suo saluto Francesco ha chiesto perdono per tutti i cristiani, cattolici che hanno abusato di voi e anche perdono per me per non aver pregato tanto per voi e per questa schiavitù. Il Papa ha richiamato ancora la società e i governanti all'impegno di combattere la tratta degli esseri umani, che ha più volte definito come un delitto contro l'umanità e una piaga nel corpo dell'umanità contemporanea, una piaga nella carne di Cristo. Prima di lasciare la casa famiglia, Francesco ha benedetto e abbracciato una a una le giovani e lasciato loro un piccolo aiuto economico. Mi correggo, erano due anni fa che il Papa è venuto a visitare questa casa famiglia dove poi di fatto tu vivi. Che cosa ha lasciato Papa Francesco tra di voi? Guarda, a me ha colpito molto il momento, sia la visita a casa sia il presinodo, il momento dove Papa ha chiesto scusa. Secondo me, una persona chiede scusa nel momento che si rende conto che c'è qualcosa di sbagliato, che c'è qualcosa che non va. E non è dato per scontato che oggi si prenda consapevolezza di una situazione del genere. A me ha colpito davvero tanto sì, in entrambi i casi. E ha lasciato la, la, la fiducia che stiamo facendo la, la cosa giusta, che non siamo soli, che c'è Papa, che in questo nostro percorso, in questo cammino che stiamo cercando di fare, siamo con, è, è con noi, siamo uniti. Eh, mi ha colpito molto anche il fatto dove è stato molto duro, ha detto chi fa questo tipo di sfruttamento è, in, è un criminale. Effi, effettivamente, scusate, è così, perché se sei cliente sei sfruttatore, perché la domanda aumenta e dopo c'è anche il mercato, l'offerta e il mercato. Stiamo cercando di, stiamo portando avanti la campagna Questo è il mio corpo, che sarebbe una modifica dell'articolo 3 della legge di 20 febbraio 58, numero 75, dove chiediamo l'introduzione di, di essere mh, sanciti le persone che chiedono. Puniti. Scusi, sì, puniti, le persone che che chiedono questo tipo di, di, di servizio, come stanno facendo tanti paesi del nord, Svezia, Norvegia. Infatti si vede che il numero di, di questo servizio è diminuito tanto. Anche la Francia ultimamente sta facendo, ha fatto una legge su... Sulla domanda della prostituzione allora, lei in collina l'ha eh, già anticipato che il Papa ha fatto questo ammonimento forte, no? per, Ricordando che i clienti sono in Italia sono cattolici. Certo. certo. Allora, tu, mm. eh, non so, a scuola lo sanno i tuoi amici che, che fai questo servizio. Come pensi che viene visto? E, allora, viene visto eh, in, in maniera è, è difficile far, far comprendere agli altri questo servizio. Principalmente perché, appunto, è un, un argomento che viene sempre messo da parte. Le persone hanno molto pregiudizio sulla prostituzione. Eh, di sicuro ci sono molte persone che, comunque, mi hanno, eh, riconoscono l'importanza di, di un tipo di servizio del genere e mh, ne, ne sono contenti che ci siano persone che, comunque, agiscono eh, in queste situazioni. Più difficili di altre situazioni. Però il problema è che sulla prostituzione aleggiano dei, dei pregiudizi, aleggiano dei, dei. si preferisce non parlare forse. Si preferisce non parlare, ma quando si parla non si sa di che cosa si sta parlando. Perché spesso quando si, ci si riferisce alle prostitute eh, non si pensa che sono delle, delle ragazze giovani, anche con dei sogni, delle aspirazioni, si pensa che siano lì. Eh, alcuni pensano addirittura che siano lì eh, per loro scelta, per, eh, per un desiderio edonistico. Invece eh, è un problema molto grave. E eh, il, il Papa, che è stato molto duro, appunto ci ha ribadito che eh, è, è su chi, sui clienti che si basa questo, questo mercato del, del corpo di queste ragazze. Encolina. L'hai detto, insomma, ehm, il Papa interviene in maniera molto chirurgica, cioè direttamente eh, dando un manda mandato ai giovani. Eh, dicevamo c'è una mafia dietro, di fatto dietro a, questa, a questo mercato c'è una mafia anche. Eh, sì, perché non, io non credo e mai crederò al fatto che una ragazza viene là per la sua, per la sua volontà. E dopo il modo come vengono dipende un po' anche dai paesi da dove, dove arrivano. Adesso con tutti gli sbarchi che vediamo, il numero delle nigeriane è aumentato tanto e tutte vengono con la promessa che nel momento che arriverai in Italia io ti troverò un lavoro. Arrivano qua e si vedono che sono costrette ad andare su strada. Fino adesso Desso non lo so se le ragazze ancora hanno preso ben coscienza del fatto che a loro, soprattutto le ragazze nigeriane, c'è un rito chiamato voodoo che facevano e secondo loro, in base a quel rito, loro sono vincolate dalla persona che ha fatto e devono pagare fino all'ultimo quello che loro chiedono. Una minaccia sulla famiglia, no? Sui parenti? No, magari. il voodoo è un rito che fanno personalmente alle, alle ragazze. Dopo, c'è anche la parte dove minacciano le ragazze, le ragazze che faranno un danno alle, alle famiglie. Adesso il vescovo ha pronunciato che questo rito non ha più nessun valore né, né in Nigeria né in Italia, perché dopo a un certo punto le, le, le madame hanno detto ma non, ha più, non funziona più in Nigeria, però se lo faccio in Italia sì, invece no, il vescovo ha detto no, questo rito proprio è assurdo, non, ha, non vale nulla. Eh, c'è stato un caso non a Roma, però sono stata molto contenta. Che un'altra unità di strada, eh, una ragazza, appena ha visto mh, dei nostri fratelli di comunità che fanno il servizio, hanno detto finalmente sono libera, sono libera. Vuol dire che l'impatto cioè, iniziale c'è su questo. Cioè basta è bastato che loro si facessero vedere e lei già si sentiva aiutata. No, ha sentito che il vescovo ha detto che questo rito non ha più nessun valore, lei si è sentita completamente Zincolata. libera da dopo la, la mafia rumena che secondo me è quella più tosta. Dopo le realtà sono diverse, comunque tutte col fatto che vieni, andiamo in Italia, lavoriamo, è quella la terra è l'America di anni fa, l'Italia per tante persone. Le storie sono tutte diverse, ci sono casi dove anche le famiglie hanno vendute, le figlie, perché la povertà estrema purtroppo porta anche delle decisioni assurde, fuori dal, dal, da qualsiasi logica umana. Storie sì, fortissime, il Papa ne ha ricordata qualcuna, ha ricordato qualche esempio: una ragazza a cui è stato tagliato l'orecchio. Ascoltiamo ora queste parole, una parte di questo discorso del Papa, così anche diretto ai giovani. Io celebro che i giovani lottino per questo. Io celebro. Questa è una delle lotte che io chiedo a voi giovani di, di fare. No? Per la dignità della donna. Per la dignità che è di più, se la donna può fare questo, non può fare quell'altro, si può diventare questo o dell'altro, no, è degna, è figlia di Dio, di più. Il racconto della creazione è quella che ha stupito l'uomo, ah, la bellezza, la bellezza della donna, e poi si finisce così. Alcuni governi cercano di, di fare pagare molto ai clienti, no? ma non, non risulta tanto questo per i dati che io sono. Ma il problema che tu, hai, che tu hai detto è un problema grave, grave, grave. E io vorrei che voi... Lottasti per questo, lottasti per questo. I giovani, eh? E per favore, se un giovane ha questa abitudine, la tagli. Eh? È un criminale. Chi fa questo è un criminale. Ma, padre, non si può fare l'amore? No, no, questo non è fare l'amore. Questo è torturare una donna. Non confondiamo i termini. Questo è criminale. Il Papa riprende un po' il discorso che abbiamo fatto, questo della punibilità, eh, di punire eh, i clienti. Diceva che conosce alcuni dati, ma in Svezia eh, sapete, eh, la comunità è impegnata perché funziona. Sì, in Norvegia, in Svezia, è il modello nordico che dai dati sembra che sta funzionando molto. E quindi ricordiamo questa campagna, bisogna firmare qualcosa. Sì, online c'è la petizione, questo è il mio corpo, come dicevo, per punire anche, anche i clienti, quindi... Chiederei a tutti di, di firmarlo e ricordiamoci che la prostituzione non è la professione più antica del mondo, è l'ingiustizia più antica del mondo. Allora, una chiamata, un invito al protagonismo: eh, dei giovani, ovvero anche eh, portare avanti questo discorso tra i coetanei e certo. anche farvi portavoce eh, di questa esperienza. Ecco, certo, perché è una realtà, abbiamo detto. Eh, mafie, eh, sfruttamenti, abbiamo detto vengono tenute con eh, schiavitù psicologiche, schiavitù fisiche, torture, ma sempre di schiavitù stiamo parlando. È eh, una schiavitù che si consuma nelle nostre città sotto i nostri occhi, ma che scegliamo di chiudere. Allora eh, la, la provocazione, l'invito è a aprire gli occhi, a rendersi conto che esiste un problema che è molto grave e che eh, è un'ingiustizia nei confronti di moltissime ragazze giovani a cui è precluso un futuro, a cui è preclusa una vita. Ai giovani tutti un, un invito a essere protagonisti certo. di questa anche nella loro comunità cristiana eh, di impegno, perché tu hai detto, parlato di qualcosa di molto concreto. Pietro. Sì. Come tu diciamo sei stato protagonista, forse possiamo invitare anche chi ci guarda a farsi coraggio. Eh e certo, a... a farsi protagonista e a mettersi in gioco eh, appunto per affrontare questi problemi, perché eh, chiudere gli occhi è un po' essere complici. Allora, Incolina e Pietro, grazie di cuore di essere stati grazie. con noi, della vostra testimonianza, di questo impegno nella vita, eh, della vostra fede nella vita. E allora ved vedremo no? questo sinodo, siamo tutti Speriano. pronti. E ai nostri telespettatori grazie di averci seguito e buon proseguimento.